apparire sull'ultima curva. Maronni è solo, aumenta il vantaggio, sentiamo il grido di Gimondi. Io penso lo meriti e quindi è un onore per tutti noi italiani. Maronni campione del mondo, Maronni campione del mondo, Maronni campione del mondo. Il gesto di presi Madio e Fondries che erano scattati a due giri al termine, è nata in contropiede questa fuga con questo quartetto in un campionato del mondo, ed è Mejia che tenta l'attacco. Bugno è in seconda posizione, ecco nell'ordine il colombiano, poi Bugno, Indurain in terza posizione e Rox in quarta posizione, rettilineo d'arrivo con la telecamera nella scia del quartetto di testa, è sempre Mejia in testa, Bugno che attende lo scatto di Indurain, Indurain affianca Bugno, parte Bugno, Bugno è in testa, attacco di Indurain nella scia di Bugno, Bugno si volta, controlla la corsa e Bugno alza forse le braccia un altro tempo, ma Bugno è campione del mondo neozelandese. Ancora due curve, sarà volata, ecco chi... Alessandro Petacchi sta aiutando Mario Cipollini, tutti, e ripetiamo, tutti gli azzurri hanno svolto appieno il proprio lavoro. McEwen è a ruota di Cipollini, guardate che sta lottando con Zabel. Zabel, McEwen e Cipollini in un fazzoletto. Ci siamo, si sposta Petacchi, Lombardi adesso è davanti e Cipollini è secondo. E McEwen a ruota con Zabel e Hauptmann. Parte lungo Giovanni Lombardi. Ed è la volta di Mario Cipollini. Mario Cipollini con McEwen a ruota. Cipollini davanti. Cipollini, Cipollini, Cipollini. Ed è nostro! È nostro il mondiale! Valverde, 250 metri, ormai lanciato lo sprint. Valverde lungo le transenne, Bettini a ruota di Zabel. Zabel e Bettini si giocano Bettini. Questo mondiale, prova ad uscire Bettini. Paolo Bettini al centro con Zabel, è un testa a testa, vicinale e vince, Bettini. Vince Paolo Bettini, hai visto? Grandissimo, grandissimo Paolo. Quello dei 500 al traguardo, posizione per Bettini è buona, nessuno da dietro può recuperare, forza Paolo. 500 metri, un bis per scacciare tutte le streghe, guarda, guarda, che lo hanno investito in questa vigilia. Cadel Evans in prima posizione, Schumacher in seconda, Bettini in terza, affiancato a Frank Schleck. Ormai l'ultima curva. Attenzione a Kolobnev, prova a partire il russo, ma giustamente Bettini rimane alla ruota del tedesco. Stanno cercando di rientrare Gilbert e Davide Rebellin, ma sono lontani. La posizione di Bettini è perfetta, attenzione che Kolobnev sta cercando di anticipare. Siamo ormai ai 300 metri, Bettini a ruota del russo, 200 metri, prova ad uscire Paolo Bettini con Stefan Schumacher, Paolo Bettini con Stefan Schumacher e Kolobnev, bisogna rimontare, Paolo bisogna rimontare, passa adesso Kolobnev, Paolo è davanti, Paolo Bettini, Paolo Bettini, ed è un bis memorabile! Grande Paolo, grande, grande. Rebellin, sono in piazza Montegrappa, meno di 3 chilometri al traguardo. Ballan, questo è un attacco buono, partito alla grande, partito. Alessandro Ballan, questo è un attacco buono, è partito come una scheggia, è la sua distanza questa, mancano meno di 3 chilometri alla conclusione, mi sembra che sia un attacco speciale. Grande Ballan. A molti corridori dopo i 250 chilometri si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese. Ormai davanti alla stazione, 2 chilometri al traguardo per Alessandro Ballan. Corsa, che corsa quella di Ballan, era scattato al terzultimo giro, al penultimo giro e all'ultimo giro. Veramente fantastico, vai Alessandro, vai Alessandro. Lui ce l'ha la sparata, lui può tenere 2 chilometri, tra l'altro tra un po' c'è la strada con un leggero vento favorevole, la pedalata è ancora buona. E non voltarti, non voltarti, perché dietro ci sono due azzurri che scorteranno questa azione fulminea.
Adesso Cunego e Rebellin cercheranno di rompere i cambi, naturalmente per garantire a Ballan un margine di sicurezza. 150 metri di vantaggio per Alessandro Ballan, che è in viale Valganna, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare Alessandro Ballan. La sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Signori, questo non è uno sconosciuto, è un corridore che l'anno scorso vinse quella che tutti considerano la corsa universitaria del ciclismo, il Giro delle Fiandre. Andare a vincere in casa dei belgi non è cosa semplice. Alessandro Ballan alla Vuelta ha vinto la tappa pirenaica indossando anche la maglia oro e adesso è a un passo dal campionato del mondo. Ultimo chilometro per lui. È suo ancora. 100 metri di vantaggio, non ce la fa nessuno dietro a riprenderlo. Tra un po' la curva sulla sinistra, la rampa che porta al campione del campionato del mondo. È dal 1927 che questa avventura mondiale infiamma gli spiriti e l'Italia sta per conquistare con Alessandro Ballan il suo 19° titolo iridato. Sta entrando nell'ippodromo tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, grande Alessandro, si volta, non c'è nessuno, una stoccata maiuscola, fantastica, proprio in Piazza Montegrappa a Varese. Vai Ballan, vai, vai, sei solo. E non è finita. Ballan oro con Damiano Cunego secondo e terzo.